sindaco Casini, da domani, domenica 15 novembre, anche Bagnarripoli, come tutta la Toscana, entra nella fascia rossa. Cosa cambia per i cittadini? Beh, cambia alcune norme, soprattutto sulla possibilità degli spostamenti. È assolutamente vietato uscire dal confine comunale, salvo per comprovate motivazioni di carattere di necessità, di carattere urgente e necessità, come ad esempio motivi di lavoro, motivi di salute, motivi inderogabili e quindi assolutamente urgenti, dovranno essere dimostrati e dimostrabili laddove si venisse fermati a un controllo di polizia. Quindi per assistere, per dire, degli anziani, dei disabili? Assolutamente sì, questo si può sempre fare. Sono comunque abbastanza anche le deroghe a questo principio, però io direi più soprattutto che cosa si può fare in un momento come questo, anche a seguito di questa nuova ordinanza, ma anche del DPCM del 3 di novembre che ha disciplinato tutto questo. Cosa si può fare è mantenere le vecchie norme che abbiamo imparato nello scorso marzo e nello scorso aprile in modo particolare, cioè evitare ogni forma di assembramento, questa è la cosa più importante, evitare tutte le occasioni che possono portare a contagi, evitare dove ci sono particolari file, code, gruppi di persone, evitare questi luoghi, magari ritornarci, penso ad esempio a fare la spesa in un momento in cui c'è il massimo accumulo di persone. E poi naturalmente tutte le buone norme igienico-sanitarie, come lavarsi le mani, pulire spesso le superfici e ovviamente, ultima ma la più importante, l'obbligo di portare con sé, di indossare sempre la mascherina. Questo è ovviamente quasi scontato dirlo, ma è giusto ripeterlo perché queste sono le regole principali per contribuire a evitare la diffusione del virus e dare ognuno nel proprio piccolo una mano importante e fondamentale per fermare la curva dell'epidemia che purtroppo è cresciuta in queste ultime settimane. Quindi cercare di capire qual è lo spirito della norma più che cercare di aggirarla in tutti i modi. Esatto, e lo spirito della norma è che ognuno di noi contribuisca nel modo, seguendo le regole che ci sono date, nel modo più stringente possibile, è estremamente importante. Qualche domanda che fanno i cittadini: dove si può andare a fare la spesa? Perché oltre ai negozi alimentari comunque ce ne sono molti altri aperti, non sono aperti solo gli alimentari, però dove si può andare a fare la spesa? Solo all'interno del comune o si può uscire? Allora, la regola principale è che la spesa si faccia nel luogo più vicino alla propria abitazione, nel proprio comune. Tuttavia si può anche uscire al di fuori dei propri confini comunali laddove l'oggetto, l'acquisto non potesse essere ritrovato nel proprio comune, nel proprio territorio di residenza. È evidente che questo va dimostrato. Se si esce dal confine comunale bisogna dimostrare a chi al controllo, al posto di blocco, l'eventuale impossibilità di reperire quell'oggetto all'interno del proprio comune. È tuttavia possibile poter fare la spesa nella grande distribuzione, nella cosiddetta GDO, anche al di fuori dei propri confini comunali, purché nei limiti e nelle vicinanze del confine comunale. Tanto per fare un esempio molto pratico e molto banale, da Bagnarripoli non si può andare a fare la spesa ai centri commerciali a Firenze Nord, questo è inevitabile, mentre si può andare nei centri commerciali di Firenze Sud. Naturalmente io invito sempre anche a riscoprire quelli che sono i nostri negozi di vicinato che hanno prodotti di assoluta qualità e che prendiamo l'occasione di rispettare la regola e di prendere anche prodotti assolutamente buoni a chilometro zero nei negozi delle nostre. Problema nonni: i nonni possono andare a prendere i nipoti alle scuole oppure i nipoti possono essere portati ai nonni che devono fare da babysitter? Questo è consentito, però come più volte detto fortemente sconsigliato. Le persone più anziane sono le persone più fragili, più sottoposte al rischio del contagio, per cui è sconsigliato farlo anche se è possibile farlo. Passeggiate,
corsette cosa si può fare e dove? Allora, le passeggiate e le corsette sono sempre ammesse, l'attività fisiomotoria è sempre ammessa, però nelle vicinanze della propria abitazione. Questo non vuol dire girare l'isolato e basta, poter girare solo l'isolato, bensì poter anche allontanarsi, però all'interno dei confini comunali, regola prima, e poi comunque cercare di non allontanarsi più del necessario. Verranno fatti comunque controlli della Polizia Municipale sul rispetto di queste norme? Assolutamente sì, saranno fatti i controlli della Polizia Municipale, dei Carabinieri e anche la Guardia di Finanza, a cui credo siano stati dati i compiti di seguire anche questa zona, quale forza dell'ordine, quale forza di Stato è sovraordinata anche alle risposte di prefettura e questura. Ti senti di chiedere qualcosa ai tuoi concittadini in particolare? Quello dicevo prima, nel modo più assoluto, il rispetto di queste norme è fondamentale, ma soprattutto il buonsenso è fondamentale e la comprensione di queste norme, al di là delle libertà che ci sono state date, alle possibilità anche di infrangerla perché magari il controllo in quel momento non c'è, ma insomma è importante che si rispettino, perché passa da noi e dal comportamento di queste settimane gli effetti e i risultati che si potranno ottenere poi anche nel mese di dicembre, quindi ritornare piano piano non soltanto a riaprire una riapertura totale, a una vita quanto più normale possibile, pur sapendo che ancora ci sarà da lottare contro questo virus, ma anche per alleggerire il carico sugli ospedali, sul sistema sanitario, in questo momento è fortemente messo a dura prova e sotto pressione.